38-0 la partita, che comunque vuol dire tanto per noi, perché comunque non è mai nulla per scontato. Partita che è stata seguita dall'inizio alla fine, azione per azione, non si è mai sbagliato nulla. Una dimostrazione di forza come ho visto ben poche volte nella nostra squadra. Presto finale saranno i guelfi firenzi, già partiti in regular season. Come sarà questa partita? Beh, la partita è sicuramente una partita nuova, l'abbiamo battuti in un momento dove noi eravamo in down e loro erano assolutamente crescita. Abbiamo vinto l'ultimo secondo, un touchdown di Daniele Bonaparte. Questa è una partita da studiare minuto per minuto, abbiamo 15 giorni, loro hanno battuto i Giants inaspettatamente, non per noi perché avevamo visto comunque la crescita che i Guelfi avevano, e la dimostrazione è che ha vinto anche solo di 3 punti, ma hanno vinto. La finale sarà tra 2 settimane, il 6 di luglio allo stadio Breda in San Giovanni, quindi veramente l'Italia ma un torno a Milano. No, torna a Milano anche perché comunque la cornice di pubblico l'abbiamo già vista oggi, c'erano già 700 persone in tribuna e crediamo che una finale giocata a Milano con i Seaman si riempie allo stadio. Quindi riconfermare lo scudetto qua a Milano sarebbe bello? No, non è riconfermare, è giocare per vincere uno scudetto a Milano, poi alla fine possiamo anche perderlo. Dobbiamo pensarci noi, la squadra comunque è forte abbastanza per poter fare quello che serve. Va bene, grazie, allora ci vediamo il 6 luglio. Assolutamente.